Il Ferraluglio come andà? Sei stato contento oppure no? No, sono contento perché l'Italia che è in finale con la Francia nei mondiali. Italia-Francia, mondiali, visto e considerato. Ma ascolta, c'ho da dire una cosa a Topilio io, perché ormai Topilio me lo devo massacrare Si è fatta te tre cesti di mirtilli, Topilio. Davvero, quando uno mi dice che quest'anno non c'era mirtilli in bosca a giugno, a me mi piglia male, eh? Dai, Gassonello, via, ti sei rimesso il Signori, coso. il pile comincia a fare effetto. Il pile fa il suo effetto, dai, a Ferraluglio. Oh, aspetta, glielo puoi dedicare a Topilio questo qui, che dice che non c'era mirtilli, nemmeno i ricci delle castagne, perché nelle castagnete. No, gli piglia mirtilli, no, incredibile. A Topilio mirtilli? Va, glielo da vendere. Glieli metti sopra? Questo non ci sta, questo sì, vai. No, nemmeno, non ci vogliono stare, Vabbè, Topilio. insomma, dai, insomma. Levo, Oh, guarda, oh, ma fagli vedere che c'è anche ricci delle castagne, perché in una castagneta Mi guarda c'è il bello. fungo. Mica il Senti, fungo. glielo dedichi a tuo figlio? Questo sì, questo lo dedico a Topilio, guarda. Quest'anno mirtilli non ci sono E ai 10 kg di mirtilli che gli devo portare. Ah, scusa, che tu vorresti vedere dalla macchina, mi fa senso. Basta, oh, dopo il Ferraluglio ha non mi vinto il chiama mai lupo più. stamani, cosa vuoi? Davvero, l'unica cosa di bello questa volta il lupo, guarda, il lupo è stata veramente una bella sorpresa. Una bellissima sorpresa. Poi ho rivisto Q2 e insomma, un galoppo. Oh, è bello anche questo, è un po' più maturello. Oh, io c'ho fame, Ora dici si va in un posto, si spende molto, non si mangia nulla. Non lo vedi? Se non lo vedo. Sta fermo, non ti muovi, Oh, di nuovo la cosa a bacare. Vedi anche qui c'è la montina a bacare. Guarda. Portate qua, ma aspetti che le lasciate, le avete lasciati tutti. Ascolta, ma vuoi che io ti lasci il bosco vuoto? Uno te lo devo far trovare, no? Se no cosa sei venuto a fare? A noi. Questo ti lascia. Bello questo. Sei contento? Fino a che il Gastone non ci mette il pile, io non sarò mai contento. Ascolta, è venuto con te e il pile non se l'è messo, è una delusione. Noi lo facciamo mettere. Certo. Si vede che con me si mette il pile e con quegli altri no, o come mai? Lo facciamo mettere per forza. Ma per forza, ma per forza! No, peccato sta spugna. Zitti, no, aspetta, fammi vedere. No, incredibile! Porti acqua o tu inquini vino, che tu fai? Incredibile. Gastone, dove vai? No, guarda. Eh? Lascia perdere, c'ho il bacchetto nuovo, è per questo. Senti, quando tu vieni con me con quei pile tu mi riempio di mosche l'ultima volta roba da maiale. Ma me lo metto. Mettitelo subito. Almeno vi smettete tutti e due di rompere il cazzo, guarda. Perché, oh, ascolta, ma chi è che ha più culo fra noi tre? Gastonello, oh. Per ora Claudio, ora però aspetta, metto. Te sei sicuro di non essere fortunato? No. Io non voglio dire niente, ma guardate il finocchio. Se tu tiri un pochino sulla telecamera si può vedere anche il mimosino, cioè, a volte, anzi è il petto, è vero c'ho un petto meraviglioso, ma insomma voglio dire. Claudio, fallo vedere da solo perché, cioè, trovare un fungo così difficile è difficile. Si vede? Si vede? Cioè, veramente nemmeno sulla stradella. A chi tu lo dedichi questo qui? Aspetta.
al Gastonello perché si è messo il pile. Dio mio, fanni. Dannela il Gastonello, facci vedere. Aspetta, questo glielo regalo, Glielo regali? Al Gastonello? Questo è il regalo del Cla per averti. Ma bello. Perché ti sei messo il pile. Bello, Ora si è messo il pile e si è scatenato. Sì, sì. Però non mi reagisce più. Comunque ragazzi, avete un leggerissimo. Come scusa? Le roselle di crepe appena sfornate dalla fornalina. Che dite? Roselle di crepe. Io ho per ravioli pure e sardi. No, abbiamo come prima, mai. No, buono, grazie, grazie. Detto va di raviolo. Cioè ragazzi, ma io come fo contro di voi? Cioè, un funghetto di nascita, proprio di nascita, c'è anche però lo scarabeo, attenzione! Attenzione allo scarabeo, Aspetta, che mi sa che qui. Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, no. Guarda! È un po' mangiato, e un altro po'. Vai, leva. Purtroppo c'entrano gli scarabei, ma questo era bello come fungo. Un po' tanto gli scarabei. Un po' troppo. Va a vedere. È tutto mangiato dentro. No, ma va bene. Faccelo vedere, va. Scusa, chi tu lo vuoi dedicare questo qui? Questo è Claudio. È biondo trasparente. Ma faccelo vedere di cappellone, va. Bello. Voilà, a Claudio. Ale. L'importante è che non ci sia dentro. L'importante è che non ci sia dentro. C'è Claudio, ma te che dici? È normale. Ma hai detto, mettiti la maglia di pile, ora me la sono messa. Davvero, accidenti. Detto va di raviolo. Burro e culo, te lo dico io. Maledetto il cangurino svedese. Allora, un amarino giustino, che c'hai? Sì, quindi il Montenegro, la Verna, Ramazzotti. Fernet? Branca, sì, c'è. Ma stacco? Perché qui io finirei il primo tempo perlomeno. Io staccherei perché questo. La finita di mangiare il tè da fondo. Vai. Mamma mia, e che l'ha trovato oggi? Un'altra volta ci ha rovinato.